continua a cedere il terreno sotto i piedi del boss latitante Matteo Messina Denaro. È stato effettuato l'ennesimo sequestro di beni, oltre 18 milioni di euro il valore del sequestro e danni di mafiosi in diretto contatto con il super boss di Castelvetrano. L'autorizzazione è regolare, nell'azienda, nel comune hanno trasgredito la legge, lo ha dichiarato Antonina Bertolino dopo le accuse che gli hanno rivolto associazioni e politici di Partinico. Non cambia nulla negli ATO rifiuti a parte il commissario, dalla regione è arrivata l'ennesima proroga fino al 30 giugno prossimo. Domani a Partinico si assegna il premio Obiettivo Legalità. La manifestazione organizzata dall'Osservatorio Giuseppe Lafranca è giunta alla sua nona edizione. Buonasera, bentrovati a Studio TV7. Oggi è venerdì 16 gennaio. Dunque, ampia pagina di cronaca che culminerà, come avete sentito, con il maxi sequestro. Ma prima parliamo di arresti. Uno effettuato a Palermo dai carabinieri per un rapinatore di farmacie. Pensate che aveva questo vizietto, lo scorso mese ne ha rapinate due nel corso di 24 ore. È stato scoperto risalendo al numero di targa nel tragitto, insomma, che percorreva per raggiungere la farmacia. La Polizia di Stato ha dato un nome all'autore di due rapine compiute in danno di altrettante farmacie cittadine a distanza di poco meno di 24 ore. Si tratta di Gianluca Monteverde, 33enne pregiudicato residente a Palermo in zona Vucciria. Per lui è scattato un provvedimento di custodia cautelare in carcere. Le rapine prese in esame sono avvenute gli scorsi 7 e 8 novembre rispettivamente in danno di una farmacia di via Monte Pellegrino dove il rapinatore ha racimolato 250 euro e di una di corso Vittorio Emanuele dove il bottino è stato di 150 euro. Nel primo caso Monteverde ha fatto precedere il colpo da un'irruzione preparatoria con il pretesto di chiedere qualche monetina come elemosina. In realtà il malvivente ha studiato la morfologia dei locali della farmacia verificandone la situazione all'interno. A distanza di qualche minuto, Monteverde è rientrato, questa volta con decisione e sfrontatezza, puntando dritto al registratore di cassa e sottraendone il contenuto. Più lineare il secondo colpo. Il malvivente ha ottenuto, stavolta armato di taglierino, il denaro dalla titolare e, come nel primo caso, ha minacciato la vittima di non avvisare la polizia. Se nel caso della prima rapina decisiva ai fini dell'individuazione di Monteverde sono state le nitide immagini girate dalla telecamera della farmacia, più laboriosa è stata l'attività degli agenti per quanto riguarda la seconda rapina. I poliziotti, partendo dalla certezza che il rapinatore fosse giunto in farmacia con un motociclo, hanno ipotizzato il tragitto compiuto per raggiungere le strade del centro e hanno esaminato minuziosamente le telecamere dei numerosi esercizi disseminati lungo l'ampio raggio dell'ipotetico tragitto. Decisivo, tra i tanti, il fremme che ha immortalato un centauro che passava per le strade del centro in orario antecedente a quello della rapina, corrispondente alle descrizioni del rapinatore. Il fremme ha inquadrato nitidamente anche il numero di targa ed il modello del mezzo. Il motociclo è risultato intestato al Monteverdi, fatalmente lo stesso autore di una rapina compiuta appena 24 ore prima in via Monte Pellegrino. Il malvivente, che adesso è stato riconosciuto, dovrà rispondere di entrambe le rapine e risulta recluso presso la casa circondariale Ucciardone. Avete visto il filmato con quanta naturalezza, poi è tornato all'interno della farmacia e è andato a prendere i soldi alla cassa. Ci vuole davvero molto coraggio, forse anche una dose di disperazione. Comunque è stato per fortuna arrestato. Così come era stato finito in ancella il rapinatore di un'anziana signora di Balestrate, rapina commessa 2 anni fa. Grazie al certosino lavoro dei carabinieri di Partinico è stato riconosciuto e scovato, pensate, a Messina ed è finito agli arresti. I carabinieri della compagnia di Partinico, in collaborazione con la compagnia di Messina Centro, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Palermo nei confronti di Piero Lococo, ritenuto responsabile di aver rapinato nel luglio del 2012 un'anziana settantenne di Balestrate. E grazie alla minuziosa indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Partinico è stato possibile risalire all'autore dell'efferata rapina e danni della signora, una vedova di Balestrate, Piero Lococo,
31 anni, originario di Sciacca, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato ieri nel centro storico di Messina. I fatti risalgono al pomeriggio del 9 luglio del 2012, quando il malvivente, entrato nell'appartamento dell'anziana pensionata da una finestra lasciata aperta, dopo aver immobilizzato la vittima, legandole i polsi con del nastro adesivo e chiudendole la bocca con un bavaglio, metteva a soqquadro le suppellettili dell'abitazione e si impossessava della somma in contanti di 8.000 euro e di alcuni monili in oro. Giusto il tempo per lanciare l'allarme che sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri. Le indagini, attraverso lo svolgimento di accertamenti tecnici eseguiti sul materiale minuziosamente repertato dai carabinieri sul luogo della rapina, consentivano di ricostruire le fasi salienti dell'evento. Ci è voluto qualche giorno e tanta precisione per ricomporre in maniera inequivocabile tutti i tasselli della rapina lampo, ma alla fine il risultato è stato premiato con l'arresto odierno del presunto autore, che è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. E adesso passiamo al sequestro, nuovo colpo al clan delle bosse Matteo Messina Denaro. Un max sequestro di beni per un valore complessivo di 18 milioni e 500 mila euro è stato eseguito dai carabinieri delle Rosse e del Comando Provinciale di Trapani nei confronti di due persone ritenute molto vicine a Matteo Messina Denaro. L'imprenditore Salvatore Angelo, il presunto mafioso Antonino Anastasi insieme alla moglie Antonina Italia, già condannati nell'ambito dell'operazione Mandamento per associazione di tipo mafioso e fittizia intestazione di beni per un equivalente valore di oltre 18 milioni di euro. L'intervento che ha interessato la provincia di Trapani ed in particolare i comuni di Castelvetrano, Castellammare del Golfo, Salemi e Mazara del Vallo prevede il sequestro di 8 beni aziendali, 132 beni immobili, 7 autoveicoli, circa 22 tra rapporti bancari e finanziari. I provvedimenti richiesti dal pool coordinato dal procuratore aggiunto Teresa Principato scaturiscono dalle indagini sulla ricerca di Matteo Messina Denaro, che dopo aver portato all'arresto degli esponenti di vertice del mandamento di Castelvetrano hanno individuato l'ingente patrimonio accumulato da questi per un valore complessivo di 18 milioni e 500 mila euro. L'indagine patrimoniale ha confermato come l'organizzazione capeggiata dal boss latitante fosse in grado di intervenire nell'esecuzione di importanti lavori nel settore delle energie rinnovabili con una fitta rete di società controllate in modo diretto e indiretto dall'imprenditore Salvatore Angelo di Salemi, intorno a cui ruotava il sistema societario con cui l'organizzazione mafiosa si è infiltrata direttamente nel circuito produttivo ed in particolare nei progetti di realizzazione dei parchi eolici di San Calogero di Sciacca, Eufemia di Santa Margherita Belice e Contessa Entellina. Attraverso accertamenti bancari è stato possibile riscontrare come una percentuale dei proventi venisse destinata all'associazione mafiosa ed in parte al sostentamento della latitanza di Matteo Messina Denaro. Salvatore Angelo è un geometra sessantenne soprannominato Ucagnolazzo perché, come un cane randagio, è capace di andare in giro dalla Sicilia alla Danimarca a fare affari in nome e per conto della mafia per portare sotto il controllo di Cosa Nostra trapanese l'affare delle biomasse, impianti da creare nel catanese. In un'intercettazione Angelo diceva che le biomasse sono importanti. 30 anni ci si può campare, tutto per mio compare Matteo. Matteo è un grande amico mio. A Salvatore Angelo, intanto condannato a 13 anni, e ai suoi familiari, moglie, figlio, nuore, sono stati sottratti beni per 16 milioni di euro. Il resto del sequestro ha colpito l'ergastolano Nino Anastasi e la moglie di questi, Antonina Italia. Anche in questo caso aziende agricole, terreni. Nino Anastasi non è un boss qualsiasi. Dai suoi magazzini, tra Salemi e Castelvetrano, partì buona parte del tritolo usato dalla mafia nelle stragi del 1993. E adesso rifiuti, era prevedibile, è arrivata l'ennesima proroga agli ATO rifiuti, le SRR ancora non sono pronti, quindi non cambia nulla, si aspetterà sino alle 30 tra i soliti disagi, tra i rifiuti per strada. Una sola cosa è cambiata nel lato Palermo 1, e al posto del commissario è arrivato un altro commissario, si tratta di Raffaele Di Salvo, sempre un uomo vicino all'entourage di Crocetta. Per il resto i rifiuti resteranno sempre per strada, così come ormai siamo abituati a vedere da anni.
tutto resta invariato in tema di rifiuti nel Partenicese, nel suo status quo, almeno fino al prossimo 15 febbraio. Proprio ieri, lato rifiuti Palermo 1, società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel territorio compreso tra Balestrata e Isola delle Femmine, ha avuto l'ok alla proroga dello smaltimento da parte della Regione per tutti e 12 comuni che amministra. Partinico continuerà a scaricare a Trapani, Terrasini a Campobello di Mazzara, mentre Balestrate, Trappeto, Borgetto, Montelepre, Giardinello, Cinisi, Torretta, Capaci e Isola delle Femmine proseguiranno a conferire nel Catanese. Infine Carini scaricherà in parte nel Catanese ed in parte a Bellolampo. Resta ancora però da chiarire l'aspetto economico in cui versa la società d'ambito. I lavoratori infatti sono sul piede di guerra e hanno minacciato di fermarsi se non arriveranno gli stipendi arretrati. Quindi l'ipotesi di un'emergenza rifiuti, nonostante sia arrivata questa proroga, non è ancora purtroppo svanita. Nel contempo, proprio ieri la Regione ha inviato un nuovo commissario ad acquita in sostituzione dell'uscente Francesco Lombardo, che ha esaurito il suo mandato. Si tratta di Raffaele Di Salvo, ingegnere e funzionario dell'assessorato regionale all'energia e ai rifiuti. Stiamo dando i soldi ai comuni che li attendono da mesi e alle province e abbiamo fatto una direttiva sui rifiuti che immediatamente consentirà di togliere l'emergenza rifiuti. Come promesso, io vi farò ascoltare, la nostra redazione vi farà ascoltare ogni qualvolta si parla di rifiuti senza nessuna novità, quello che ha dichiarato Crocetta il giorno del suo insediamento, la prima intervista. Adesso Partinico, distilleria Bertolino, secondo la titolare dell'azienda è tutto in regola. Comune e distilleria hanno operato secondo le regole e la replica della titolare della distilleria Antonina Bertolino alle denunce mosse da associazionismo, ambientalisti, politiche e consiglieri comunali riguardo l'iter per l'ottenimento dell'autorizzazione allo scarico rilasciata dal comune. Vicenda annosa che è finita con una segnalazione alla Regione con richiesta di revocare in autotutela l'autorizzazione e di considerare scaduta la precedente autorizzazione. La signora Bertolino sostiene che sia lei che il Comune hanno operato secondo le regole. La distilleria per il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico non deve chiedere, secondo la titolare, un nuovo parere in quanto non si tratta di un'autorizzazione ex novo. Non essendo mutato nulla rispetto al passato, la documentazione presentata è quella idonea, per cui sia l'istanza presentata dalla distilleria che l'accettazione da parte del Comune, secondo la signora Bertolino, sono regolari. Secondo i consiglieri comunali Gianluca Ricupati, Valentina Speciale, Gianfranco Loiacono, Rifondazione Comunista, Movimento 5 Stelle, Lega Ambiente e Osservatorio Sviluppo e Legalità, La Franca, il provvedimento dell'autorizzazione unica ambientale AUA, cui la Bertolino deve attenersi, non sarebbe stato rispettato. La distilleria per l'autorizzazione allo scarico ha presentato istanza tramite lo sportello SUAP del Comune il 2 agosto 2013 sulla base di un'autorizzazione allo scarico rinnovata per un parere risalente al 2010 espresso dalla Commissione Provinciale Tutela Ambiente, oggi non più esistente, e senza interpellare la Regione per l'esattezza il servizio 7 pareri ambientali del Dipartimento Regionale Ambiente. Del Popolo Sovrano riprenderemo la trasmissione il prossimo giovedì e l'argomento iniziale sarà quello della crisi del commercio nel territorio. Ci saranno ospiti rappresentanti della Confcommercio, commercianti ma anche amministratori locali. Il Popolo Sovrano naturalmente andrà in diretta il giovedì alle 21.15, poi ci saranno le repliche alla fase della diretta. Potete partecipare chiamando ai numeri di redazione o scrivendo una mail o collegandovi al sito, alla pagina Facebook di TV7 Partinico. Adesso parliamo di lavoro, perché c'è l'avvertenza 4U e la CISL chiede subito risposte sui criteri della cassa integrazione e sul pagamento degli stipendi arretrati. Sul problema di Almaviva invece si profila l'ipotesi di un rinvio della scadenza della commessa Wind. All'azienda saranno chiesti i criteri per la scelta del personale per la cassa integrazione del 2015, che vengano dunque distribuiti in modo equo rispetto a quanto è stato fatto in passato, e un piano di rientro degli stipendi arretrati, gli ultimi tre da saldare entro fine mese. I 375 lavoratori di 4U sono stanchi, vogliono risposte. Ad affermarlo al termine delle assemblee terminate ieri sera sull'avvertenza dei call center palermitani
4U. Sono Francesco Assisi, segretario FISTEL CISL Palermo Trapani, e Roberto Giannotta, responsabile telecomunicazioni FISTEL. Mentre proseguono le proteste dei lavoratori, sono giunte le convocazioni all'azienda dall'Ufficio Provinciale del Lavoro per questa mattina sul pagamento della cassa integrazione e dall'assessore comunale alle attività produttive Giovanna Marano per il prossimo 20 gennaio. I lavoratori torneranno a protestare con un sit-in proprio martedì davanti alla sede dell'assessorato e lunedì in una nuova assemblea. Se non giungeranno risposte prima, saranno stabilite le nuove iniziative. Daniela De Luca, segretario CISL Palermo Trapani, ha evidenziato che si tratta dell'ennesima vertenza nel mondo dei call center che mostra quanto la mancanza di regole certe non fa altro che calpestare i diritti dei lavoratori. Il settore non può continuare ad essere sottoposto all'improvvisazione, deve essere regolamentato. Palermo non può permettersi questo ulteriore costo sociale. Intanto sul fronte dell'avvertenza Almaviva si apre un piccolo spiraglio. La Wind, infatti committente dell'azienda che a Palermo ha annunciato per quest'anno 3.000 esuberi, potrebbe far slittare di 3 mesi la scadenza della commessa prevista a marzo. Il prossimo tavolo a Roma si terrà il 23 gennaio. 3 mesi non sono tantissimi, hanno sottolineato i sindacalisti, ma faremo di tutto per salvare i posti di lavoro al tavolo delle trattative. Adesso spostiamoci a Castellammare, dove c'è un pericoloso rallentamento dell'iter per il depuratore comunale. Il tema del depuratore a Castellammare del Golfo è diventato cruciale nelle ultime settimane, a dimostrazione del fatto che, al di là delle polemiche, è forte la consapevolezza che su questa vicenda il Paese si gioca un bel pezzo di futuro. Sul depuratore non ci sono decisioni politiche influenzanti le diverse scelte tecniche, bensì una progettazione preliminare che era finalizzata all'ottenimento del decreto di finanziamento arrivato 4 mesi dopo e costituito da complessi incartamenti. Compete al responsabile del procedimento valutare motivatamente la necessità di integrare o di ridurre, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, i livelli di definizione e i contenuti della progettazione, salvaguardandone la qualità. Lo afferma il sindaco Nicolo Coppola in riferimento al progetto sul depuratore. Ad oggi aspetta la preconferenza di servizi che deve essere convocata dall'assessorato regionale territorio e ambiente al fine di arrivare al delicato momento dell'approvazione definitiva del progetto per procedere poi alla fase di appalto. In tal senso è già stata prodotta la relazione istruttoria da sottoporre alla commissione regionale da parte dell'ingegnere capo dell'ufficio del Genio Civile di Trapani, Salvatore Pirrone. Il sindaco sottolinea che tutta quella strada finora percorsa dall'individuazione del sito alla progettazione costituisce il tratto in pianura. Adesso inizia il tratto in salita, tenendo conto che, trattandosi di un sito sensibile, bisognerà superare le difficoltà urbanistiche e di numerosi vincoli finora non sufficientemente valutati. È stato investito delle problematiche il Consiglio Comunale, dove a breve approderà l'approvazione del progetto preliminare in variante allo strumento urbanistico. L'oggettiva complessità e le lungaggini dell'iter burocratico non possono dipendere né dal sindaco né dai suoi tecnici. Dal comune continueranno a lavorare con energia e continueranno ad imprimere la forza necessaria affinché la complessa macchina così avviata non rallenti. Discorso delicato resta il depuratore di Scopello, per il quale il sito individuato nel piano regolatore generale va cambiato, avendo il parere negativo della soprintendenza, per cui l'approvazione dovrà seguire la prassi della variante di opera pubblica. Adesso parliamo di un'iniziativa del Movimento 5 Stelle a livello nazionale, ma che riguarda molto la Sicilia, perché si parla dello spreco del pane. Pensate che si sprecano migliaia di tonnellate in tutta Italia di pane ogni giorno, soprattutto quello che va nei supermercati, che dopo un giorno viene praticamente smaltito in discarica. È stato accertato che è uno spreco anche da studi precisi. Pensate che in Sicilia al giorno si buttano 80 tonnellate di pane che invece potrebbe essere utilizzato, e c'è una richiesta in tal senso del Movimento 5 Stelle. Uno spreco infinito e imperdonabile, cui va posto subito un rimedio. Parte dalla Camera, con 2 atti parlamentari, la crociata del Movimento 5 Stelle per sbarrare al pane la via verso la spazzatura. Secondo una recente inchiesta, sono circa 13.000 i quintali di pane buttato ogni giorno in Italia, quasi il 25% del pane prodotto destinato alla grande distribuzione. Uno spreco
che non risparmia la povera Sicilia, dove sarebbero circa 80 le tonnellate giornaliere dell'alimento principe che troverebbero la strada della discarica. Per cercare di arginare questo scempio sono stati presentati dai deputati della Commissione Agricoltura a Montecitorio un'interrogazione e una mozione per impegnare il governo a rivedere la sua posizione in merito all'interpretazione della normativa relativa alla redistribuzione del pane fresco e quindi ad emanare in tempi rapidi i cosiddetti manuali di corretta prassi operativa previsti dalla legge di stabilità 2014. Questi manuali renderebbero la vita più semplice ai panificatori e agli operatori alimentari in generale, riducendo i costi ed i rischi legati alla gestione dei prodotti da forno e favorendo pertanto lodevoli iniziative caritatevoli che consentirebbero la donazione agli indigenti dell'alimento. Il deputato palermitano Loredana Lupo, componente Movimento 5 Stelle della Commissione Agricoltura, sostiene che lo spreco è generato da una cattiva interpretazione di una nota del Ministero della Salute, perché in realtà il pane preconfezionato, anche una volta superato il tempo minimo di conservazione indicato sulla confezione come TMC, ma anche il pane fresco dopo le 24 ore dalla sua produzione avrebbe ancora tutti i crismi per essere destinato all'alimentazione umana, magari donato alle Caritas. E da questa agli indigeni, Movimento 5 Stelle ha richiesto ad un legale esperto di normativa alimentare la dicitura da consumarsi preferibilmente entro il che si trova sul pane preconfezionato non configura alcun vizio di commestibilità o commerciabilità, ma garantisce solo da parte del produttore la conservazione delle qualità nutrizionali dell'alimento che potrebbe non solo essere consumato oltre tale data, ma non aver perduto alcuna sua qualità. Le stesse ragioni si possono addurre per il pane fresco dopo le 24 ore dalla sua produzione. Questo è anche implicitamente confermato dal comma 236 della legge di stabilità, che sottintende che i prodotti alimentari, compreso il pane, possano essere ceduti ai fini di beneficenza purché ogni soggetto rispetti il corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo, escludendo in maniera intrinseca che il pane possa essere considerato un rifiuto solo perché superate le 24 ore dalla produzione per il pane fresco o il tempo minimo di conservazione per il pane preconfezionato. Altri due servizi in questa fascia, uno sarà un'intervista molto interessante del sindaco di Partinico Salvo Lo Biondo, che parla del rapporto tra i sindaci di Sicilia e Crocetta e sostiene anche lui che il rapporto col presidente è molto molto difficile e tra l'altro le azioni del presidente mettono in difficoltà i sindaci soprattutto nel settore dei rifiuti, ma non solo. Ma prima andiamo a vedere che cosa succederà domattina a Partinico, perché si svolgerà la nona edizione del premio Obiettivo Legalità. Il premio Obiettivo Legalità quest'anno andrà allo chef di Termini Imerese Natale Giunta e all'imprenditore di Casteldaccia Gianluca Maria Calì. Così ha deciso l'Osservatorio per lo sviluppo e la legalità, organizzatore dell'evento, quest'anno giunto alla nona edizione e che andrà di scena domani alle 10.30 presso la cantina borbonica di Partinico. Diverse novità, abbiamo inserito un concorso letterario all'interno della manifestazione, però la manifestazione ha sempre un carattere prettamente legale, di legalità, di persone che si sono impegnate nella salvaguardia dei diritti civili della società e quindi avrà sempre la solita connotazione in merito. Tra i premiati Natale Giunta, famosissimo chef palermitano. Sì, Natale Giunta e anche l'imprenditore Gianluca Maria Calì. Sono due imprenditori palermitani che hanno denunziato i racket delle estorsioni, sono riusciti a fare arrestare gli estorsori, ne pagano le conseguenze perché vivono attualmente sotto protezione, non è una situazione facile la loro. Però il loro esempio deve essere proprio da esempio per tutti gli altri imprenditori della nostra zona. Tra l'altro la presenza di Natale Giunta esalterà in qualche modo i ragazzi della scuola alberghiera che vi collaborano nell'organizzazione? Sì, e da questo punto di vista lui ha fatto un salto di qualità, è balzato agli onori della cronaca con questi suoi interventi alla prova del cuoco con Antonella Clerici,
però quello che noi vogliamo sottolineare è l'importanza sociale della sua denuncia, non tanto della sua attività professionale, ma della denuncia. E sappiamo che a Partinico c'è un'associazione antiusura, antiracket, che però non riesce a decollare, quindi che magari questo sia un ulteriore spunto per riuscire a portarla avanti. Quindi domani alla cantina borbonica la location è più naturale, credo. La cantina borbonica è domani mattina alle 10.30. La cantina borbonica non è stata scelta a caso, anche perché tra i vari invitati che ci saranno parteciperanno diverse persone da fuori, anche dalla Campania, e quindi il biglietto da visita più bello che possiamo offrire a chi visita il nostro paese è proprio la cantina borbonica. Un'altra novità sarà costituita da un intervento musicale, tra l'altro di qualità. Sì, la maestra di canto Maria Ottovino, quest'anno avremo il piacere di averla come presentatrice della manifestazione, ed era un saggio della sua bravura e di quella dei suoi ragazzi con un intermezzo musicale. Conosciamo tutti la maestra Maria Ottovino, ha portato alla ribalta tanti giovani di Partinico, da Grazia Buffa, Elena Soffietto, a Giuseppe Pio Marasà e tanti altri, e quindi ci alleterà con i suoi ragazzi e con la sua musica. Mi sembra che l'obiettivo è chiaro, quello della vostra associazione: i ragazzi del coro, quelli della scuola e i due premiati che sono due imprenditori, ecco, quello di diffondere la verità e far vedere come si può far bene riuscendo ad essere semplicemente normali. Sì, sì, normali, e soprattutto quello che ho predicato io è di fare rete nel territorio. Non a caso un altro personaggio sarà presente e premierà quelli della poesia, i vincitori della poesia, è un rappresentante della squadra di calcio Partinico Borgetto, e quindi cerchiamo di fare rete a tutti i livelli sociali, culturali, sportivi, scolastici, della Chiesa, solo così riusciremo a vincere questa battaglia. Dunque, adesso passiamo a questa intervista del sindaco di Partinico. Come sapete, il sindaco di Partinico fa parte dell'EPD ed è molto vicino politicamente al presidente Crocetta. Lo abbiamo intervistato appunto per chiedergli se può fare da grimaldello tra i sindaci dell'ANCI che si lamentano di Crocetta, lui che politicamente gli è vicino. Con molta onestà dobbiamo dire, l'Obiundo ci ha confermato che non è così facile avere a che fare con Crocetta e che gran parte delle responsabilità sul problema dei rifiuti sono appunto derivate da questa politica scriteriata della regione, che intanto continua a cambiare responsabili di settore e poi non dà la possibilità ai sindaci di mettere in atto quello che loro con l'esperienza sul campo hanno capito si debba fare. Dunque, ascoltiamo questa intervista al sindaco di Partinico Lobiundo sui rifiuti e sul rapporto tra i sindaci e Crocetta. Il sindaco di Badestate ci ha detto in diretta che lui non riesce a parlare con Crocetta, così cosa che mi hanno detto altri sindaci, ma Salvo Lobiundo ci riesce, perché siamo curiosi, su presente inavvicinabile che ha promesso come prima cosa di risolvere il problema dei rifiuti perché doveva sistemare i comuni, invece diciamo che lo ha aggravato. Dico, c'è un briciolo di speranza o saremo costretti a mangiarceli? No, noi dobbiamo attaccarci a questa speranza, perché se non c'è questo è la fine della nostra terra, perché tu sai benissimo che non si era mai verificato nella storia che determinati comuni non potessero conferire in nessun posto i propri rifiuti, ma anche comuni quegliato virtuosi. Cioè, è il paradosso, cioè mai successo, questa è un'interruzione di pubblico servizio. Chi ha la responsabilità? Questo sì, è dalla regione, ma non c'è ombra di dubbio, perché poi ricade tutto sui sindaci le responsabilità, ma invece, ma siccome io... Dire io, siccome Salvo Lobiundo è vicino a Crocetta politicamente, può essere il grimaldello per... Allora, io prima di tutto sono un sindaco. E quando c'è da portare avanti le istanze dei sindaci, pure se Crocetta fa parte del mio partito, io sarò contro Crocetta, non c'è ombra di dubbio. Noi stiamo cercando di far capire alla regione che bisogna cambiare pagina, cambiare registro.
E noi abbiamo fatto delle proposte, è da diverso tempo che chiediamo l'incontro con l'assessore all'energia, lo dovevamo avere la scorsa settimana ed è saltato, sulla problematica relativamente all'SRR, l'applicazione di alcune norme dell'SRR sulla legge 9 che per noi non può essere applicabile se non si va, se non si cerca di fare una modifica per quanto riguarda la situazione complessiva, non sto a dire qua e annoiare quali sono le problematiche, ed è saltata. E cerchiamo un'interlocuzione anche perché noi abbiamo delle proposte da avanzare, delle idee da portare avanti per accelerare questo percorso. Se non si fa così e sostanzialmente la regione non trova come poter uscire da questo ciclo dei rifiuti, perché tutto deve essere messo in un ciclo con le stazioni di trasferenza, con le discariche autorizzate, quelle dell'umido, con nuovi impianti ad emissione zero che possano sostanzialmente risolvere i problemi del ciclo dei rifiuti. Non ne usciremo, questa è la cosa fondamentale. Noi siamo come ATO finalmente, è passato dopo diverse battaglie che ho fatto negli anni, quella di suddividersi i costi per quanto riguarda il personale, per quanto riguarda il servizio. Alcune cose ora li stiamo facendo noi con delega da parte dell'ATO, perché il commissario per problemi di liquidazione, per problemi di non poter attingere a finanziamenti perché liquidazione è una società, lo stiamo cercando di fare noi e già stiamo lavorando su questo come Partinico e come ho detto di indirizzare delle manifestazioni di interesse da parte del lato per la ricerca di CCR in tutto il territorio, perché individuando dei CCR nel territorio che rispettino dei siti privati, che rispettino i requisiti del CCR, centri di raccolta dove i vari sindaci fanno le proprie ordinanze e li fanno diventare CCR, perché è l'unico potere che abbiamo noi, è l'unica capacità di poter intervenire in questo. Che cosa significa? Che è un CCR e puoi partire con la differenziata, perché non lo puoi fare nel caso contrario, perché tu per avviare determinati percorsi e mettere dei cassoni in tutta la città possono stare solo 24 ore e tu sai benissimo che i costi sarebbero enormi se ogni giorno devi trasportare quei rifiuti, e quindi si sta cercando di lavorare in questo. Una cosa poi la faremo in trasmissione in altra sede. Nella disgrazia e negli anni finalmente molti sindaci avete le idee chiare sui rifiuti e per voi presumo che il problema potrebbe essere superato definitivamente. Mi confermi che comunque invece adesso ci vuole la volontà di Crocetta e quindi dell'organo regionale? E chiudiamo. Sì, questo sì, te lo confermo, perché con Orlando io sono delegato ai rifiuti, ma alle problematiche dei rifiuti, ma con Orlando mi sento costantemente, anche perché affrontiamo una situazione di Bellolampo della SRR area metropolitana, dove il fulcro fondamentale del ciclo dei rifiuti diventerà Bellolampo, sia per le impiantistiche che stanno nascendo a Bellolampo, e quindi ci vediamo spesso e ci confrontiamo, anche perché un grosso problema che si vive è quello dell'area metropolitana, dell'impossibilità di poter scaricare, un giorno si scarica a Catania, un altro giorno a Bellolampo, c'è una confusione totale, si deve sostanzialmente risolvere queste problematiche e iniziare un percorso serio, e speriamo questa volta, dopo innumerevoli cambiamenti di assessori all'energia, perché se verifichi noi iniziamo un discorso con un assessore, arriviamo in un punto, poi cambia di nuovo l'assessore deve entrare nel meccanismo e deve capire che cosa succede, dopo parliamo con lui, viene sostituito di nuovo. Io spero che questo sia l'ultimo assessore all'energia che Crocetta mette, perché in caso contrario, se cambia costantemente, sicuramente non risolveremo mai i problemi dei rifiuti in Sicilia. Come al solito chiudiamo con il calcio, potrebbe essere la partita della definitiva consacrazione, quella di domani sera durante la quale il Palermo affronterà la Roma di Totti. Cosa ha detto Iachini in conferenza stampa? Serve contro i giallorossi la massima attenzione, su Dybala non si è sbilanciato, ha detto che valuterà sin dagli ultimi minuti utili per scendere in campo. L'evolversi di alcune situazioni che abbiamo all'interno della squadra per quanto riguarda il rinnovo del contratto si stanno sviluppando, con alcuni ragazzi sta andando avanti, mi sembra che l'esempio sia Vasquez che ha rinnovato e firmato, e con altri si stanno andando avanti queste situazioni, vedremo che sviluppo avranno. Nello specifico, se poi qualche ragazzo ha qualche, magari questa situazione gli può provocare una situazione un po' di imbarazzo, allora
va sicuramente attenzionata e di conseguenza vanno prese poi decisioni. Premesso che Dybala è un ragazzo che abbiamo conosciuto e sappiamo chi è, no? Valuteremo in quest'ultimo allenamento proprio con efficacia quello che può essere il suo eventuale recupero a pieno e nell'allenamento di domani mattina ovviamente le risposte per vedere se ci sono miglioramenti sostanziali e soprattutto insomma non ci sono un riacutizzarsi di fastidi e poi si prenderà la decisione. Noi lavoriamo da Palermo, cerchiamo di fare il nostro percorso come abbiamo fatto sempre, cercando di fare del nostro meglio per dare continuità alle prestazioni e ai risultati. È una crescita che dobbiamo portare avanti con grande costanza. Sappiamo, rispettiamo molto la Roma perché è una società, più che una società, è un progetto che la società Roma, il direttore sportivo e Sabatini e la squadra stanno portando avanti da qualche anno con lo stesso allenatore, che vede tanti giocatori di ottima levatura tecnica, e di personalità e di qualità, quindi sicuramente per noi è una partita molto difficile. Io penso che sia un gesto di un campione. A me quando giocavo non mi sarebbe mai venuto in mente di prendere il telefonino, di farmi prima di una partita, di dire al mio collaboratore, talmente ero concentrato su quello che dovevo fare e facendolo dovevo farlo sempre al 200% perché ero così, lui gli è venuto in mente prima solo al pensiero di andare a ragionare sopra e dire guarda questo gli è venuto in mente, prendi il telefonino che poi è il secondo gol che faccio e mi faccio un selfie, direi questo è solo un fenomeno, un campione come lui può venire in mente una cosa del genere, quindi gli va dato adito onore e merito di quello che ha fatto in tutta la sua carriera e che sta continuando a fare, un fenomeno. Io faccio l'allenatore, il mio compito è cercare di portare a miglioramento tutti i giocatori che sono nella rosa, cercare di farli crescere, io con il mio staff tecnico ovviamente, cercando di dare loro, in ognuno di loro cercare di trovare la chiave importante e giusta per poterli fare esprimere al meglio e metterli nelle condizioni di dare il meglio di loro per la squadra, per la società e per i tifosi. Sono contento che sia andata a buon fine anche perché Franco ha ancora margini di crescita e di miglioramento e quindi potrà lavorare, come ho detto prima, con serenità, con tranquillità, ma non troppa, perché è una parola che mi fa paura, la serenità e la tranquillità, e quindi lavorare sempre con più determinazione più che altro e convinzione, queste sono le parole giuste in questo senso per raggiungere traguardi sempre più importanti. Queste erano le parole di Beppe Iachini sulla squadra, ma anche sull'importante impegno che il Palermo avrà domani sera contro la Roma in casa. Era per noi l'ultimo servizio, vi ricordo che oltre alle TG potete seguire dalla nostra emittente ogni ora gli Studio Flash, 3 minuti di informazione a giornata. Ancora grazie per averci scelto, appuntamento rinnovato alle prossime edizioni. Arrivederci.